Amici di Sportivi ad Ascolto, immagini dal campo sportivo Posto di Prato alla Serra, ottava giornata del campionato nazionale Under 17, raggruppamento C, quest'oggi derby campano tra Avellino e Napoli. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra che ospita i biancoverdi di Irpinia, che scrivono Avella tra i pali numero 1, numero 2 De Martino, 3 Krivka, 4 Reaula, 5 Girasole, 6 Sparano, 7 Amatruda, 8 Dapice, 9 Andreozzi, 10 Barzaghi, 11 Caruso. A disposizione K, Federico, Celentano, Casale, Silvestri, Romaniello, Iovino, Calabrese e Alvino. Allenatore signor Vincenzo Scafa. Il Napoli schiera D'Andrea tra i pali numero 1, 2 Rea, 3 Pizza, 4 D'Alessandro, 5 Mambella, 6 Senese, 7 Messina, 8 Micillo, 9 Serrano, 10 Gaetano, 11 Palmiero. In panchina vi sono Maisto, maglia numero 12, portiere di riserva, poi Manzi, Calvano, Crispo, Energe, Pelliccia, Coglitore, Illuminato e Pirone. Allenatore signor Massimo Carnevale. Dirige il match il signor Michele Di Cainano, appartenente alla sezione di Ariano Irpino, coadiuvato dai signori Vincenzo Pirone di Torre Annunziata e Michele Somma di Castellammare di Stabia. Nel corso di questo primo tempo l'Avellino, in completa tenuta verde, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, percorso inverso per il Napoli nella tradizionale casacca azzurra, maglia azzurra, pantaloncini bianchi. Giornata soleggiata, seppur ventilata qui a Prato alla Serra, c'è una buona presenza di pubblico sugli spalti. Lo stadio pratolese ha già vissuto Avellino Juventus del campionato nazionale primavera Trofeo Team, ed ora si appresta a vivere un altro evento, un'altra partita sentita, il derby tra Avellino e Napoli, campionato nazionale Under 17 raggruppamento C. È tutto pronto per l'inizio del match. Il rito dei calciatori del Napoli prima dell'inizio della sfida con l'Avellino. Avellino che batterà il calcio d'inizio sul punto di battuta il numero 9 Andreozzi, partiti proprio in questo momento. Dunque buon derby Avellino-Napoli. Palla direttamente tra le braccia di D'Andrea. L'appoggio corto per Senese. In movimento il numero 5 Mambella, ora Rea, ancora Mambella, possesso palla del Napoli, ancora Senese, rischia sull'allungo del pallone, per poco Andreozzi non ne approfittava, ma è ancora il Napoli in possesso palla. Messina, il dai e vai dei calciatori azzurri, occhio al numero 10 Gaetano, viene fermato da De Martino che gli taglia la strada e poi il numero 2 biancoverde riesce anche ad evitare il calcio d'angolo. Rimessa laterale comunque in zona d'attacco per gli ospiti con Pizza alla battuta con le mani. Ancora il Napoli che insiste, viene chiuso nella morsa il numero 9 Serrano, va giù l'attaccante del Napoli. Calcio di punizione per i partenopei, l'intervento di Cairano ad assegnare il calcio piazzato alla formazione allenata da Massimo Carnevale. Nei pressi della sfera il numero 4 D'Alessandro e il numero 10 Gaetano, sono due gli uomini in barriera sistemati dal portiere avellinese Avella. Dovrebbe battere Gaetano. Siamo al minuto numero 1 di questo primo tempo. C'è uno schema da Alessandro, prova la traiettoria, la palla che si impenna, sfera allontanata, prova il break l'Avellino, erra il passaggio Andreozzi mettendo in moto involontariamente Palmieri, si lotta in un fazzoletto di campo, l'Avellino ne viene fuori abbastanza bene, alla fine Amatruda riesce a guadagnare una rimessa laterale, è pronto De Martino, appoggio per il capitano numero 4 Raiola, ora Sparano, Girasole, l'intervento ai limiti della regolarità da parte di Micillo, va giù Girasole per la formazione biancoverde, intervento irruento di Micillo, si è rialzato prontamente Girasole, rimessa laterale per il Napoli, avanza la formazione di Carnevale, eccolo Micillo, ha rischiato il giallo qualche istante fa,
lascia scorrere per un attimo De Martino, deve guardarsi dall'arrivo di Pizza, riesce a rilanciare De Martino. Su tutti a mettere d'accordo Senese, perde palla Senese a Matruda, il break biancoverde, il rimpallo sfavorisce il numero 11 biancoverde Caruso, ora l'altro numero 11 Palmieri, ancora Palmieri, prova a superare Sparano che gli si fa incontro sbagandogli falosamente la strada, riparte subito il Napoli con Gaetano, all'indietro per Pizza, Gaetano, Senese, 3 minuti, 0-0 al nostro cronometro. Palla indietro ancora per Senese, non se l'è sentita di affondare Marmella. Pizza, prova il pressing numero 7 a Matruda. C'è Senese che ha un po' di campo, può ragionare, l'appoggio per Marmella, alza la testa Marmella, la verticalizzazione per il compagno, la finta di corpo di un calciatore del Napoli. C'è Gaetano per i partenopei, poi Messina, viene chiuso dalle maglie irpine, prova lo slalom numero 7 a Matruda, gli riesce un dribbling ma gli sgradica il pallone Gaetano, lancio lungo in avanti, sfera preda di Avella, ha calibrato male l'assist Gaetano, ha postato in attacco, c'era l'attaccante Serrano, attenzione all'Avellino ora di testa Andreozzi, spazza via Pizza, Avellino resta in zona d'attacco, richiede il pallone l'arbitro perché l'altro si è perso al di là del perimetro del campo, palla in aria, occhio a questa azione dell'Avellino che prova a rendersi pericolosa, non riesce nella conclusione d'apice anticipato, poi azione che si perde nel nulla. Ci sarà semplice rimessa dal fondo per il Napoli, l'estremo difensore D'Andrea è pronto a rimettere la sua squadra in moto. Ecco Senese, Marmella, Rea, ancora Marmella, Senese deve impegnarsi per agguantare quel pallone, Gaetano, Senese, ancora Marmella, continua il dialogo 3-2, sbaglia Marmella, prova ad approfittare l'Avellino, viene messo giù irregolarmente Barzaghi, calcio di punizione per i padroni di casa, batterà Raiola il capitano, casacca numero 4, a parte Casale, Iovino e Calabrese, tutti e tre dell'Avellino, tutti gli iscritti in distinta sono nati nell'anno 2000. Occhio allo scatto sul lato di sinistra del numero 11 Palmieri che riesce a mantenere il pallone in campo, poi non riesce a superare in dribbling De Martino che è bravo ad arrestare l'avanzata verso l'area di rigore dell'avversario e da guadagnare una rimessa laterale per i suoi. Ecco la battuta di testa all'intervento di Senese ad anticipare Andreozzi. La rimessa è azzurra, Senese con le mani. Marmella lascia scorrere Sparano, Avella con tranquillità può abbrancare la sfera quasi al limite dell'area di rigore, ora Krivka, non riesce ad orchestrare la manovra la formazione di Scafa, Marmella, Rea, Marmella, Senese, parte da dietro il Napoli, ecco Senese, copre bene ogni zona del campo l'Avellino, una fitta serie di passaggi per gli azzurri, Raiola interrompe la trama, perde palla, ancora il Napoli, ecco Gaetano, sfera non filtra, c'è Barzaghi che va giù, calcio di punizione per l'Avellino. Settimo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Napoli. Ecco la battuta del calcio di punizione. Di fatto palla regalata agli avversari. Ancora Senese, Marmella, Micillo,
Messina, all'indietro Perrea, non cambia il canovaccio, il solito dialogo tra Mambella e Senese, Pizza, sempre Senese, le indicazioni di mister Carnevale ai ragazzi del Napoli, l'invito del tecnico a velocizzare ancora di più la manovra. Altro pallone in campo, è il secondo che va disperso. Rimessa con le mani in favore dei partenopei, il lungo rilancio di Pizza, occhio a movimento di Gaetano, si può giocare per il vantaggio, ancora Gaetano vuole lo spazio per mettere dal centro, alla fine c'è rimessa dal fondo per l'Avellino. Non ha avuto nessun dubbio di Cairano di indicare la rimessa dal fondo. È pronto Avella al rilancio. Palla nella metà campo del Napoli, Senese. Palmieri lotta nelle vicinanze Gaetano, il pallone filtra da Alessandro, lo scatto di Gaetano che è in posizione regolare, gli si fa incontro De Martino, rimessa laterale per il Napoli, con le mani il solito Pizza, palla in area, il controllo di petto di Palmieri che si trascina la palla sul fondo. Da questi primi poco meno di 10 minuti di partita si evince che è il Napoli a fare il match, però l'Avellino riesce a difendersi, a tenere il campo in maniera discreta. Sinora i portieri non hanno corso alcun pericolo. Krivka, Raiola, ancora Krivka. Il pressing di D'Alessandro che crea qualche grattacapo ai difensori biancoverdi. Rimessa laterale per il Napoli. Micillo. Senese. Sulla sinistra per Pizza. Appoggio di destro al compagno D'Alessandro. Ora Gaetano. Lo scambio nello stretto dei napoletani. La conclusione tentata di sinistro da Palmieri. Palla in corner. Primo tiro dalla bandierina per il Napoli, il primo in assoluto accordato nel corso di questi primi 10 minuti di partita. Palla allontanato, restiamo però nella metà campo della formazione di casa. Con le mani Pizza. Andreozzi, Amatruda, ma il Napoli è lesto a rubar palla. Gaetano. Non passa Amatruda, passaggio in profondità per Dapice, avanza Dapice, siamo nei pressi dell'area di rigore, la posizione non è regolare, non è regolare, inutile la battuta di Caruso, poi la respinta di D'Andrea, ma il segnaline ha esitato qualche secondo nell'alzare la bandierina. Buona proposizione dell'Avellino, ottima l'idea di Dapice per il compagno. Mambella, il pressing efficace di Caruso, lotta il numero 7 Messina, rimessa laterale per l'Avellino. Anzi, calcio di punizione. No, c'è rimessa. Rimessa laterale, avevamo visto giusto.
avevano appoggiato il pallone a terra, pensavamo che fosse stato accordato un calcio di punizione. Si è confuso anche Girasole. Rimessa ora per il Napoli. Prova ad allontanare Raiola, corto però. Dalla distanza, conclusione senza pretese temeraria di un calciatore del Napoli. Trattasi del numero 4 d'Alessandro. Prova ad avanzare l'Avellino. Il Napoli però torna in possesso palla. Serrano la sponda con il compagno, trattasi di Messina. Rea. Serrano. Messina. Micillo. Ha capito tutto Girasole. Di testa all'indietro Mambella a chiedere l'aiuto di D'Andrea, che mette in moto Senese. D'Alessandro quasi incespica favorendo l'intervento di Dapice. Rea, Mambella, ancora Senese. Tredicesimo, 0-0. C'è fuori gioco di Palmieri. Calcio di punizione per l'Avellino. Lo scambio tra Raiola e Sparano. Ora Girasole. Barzaghi e Krivka non riesce nel controllo della sfera. Rimessa per il Napoli. Ecco D'Alessandro. Va giù il numero 11 Palmieri, atterrato platealmente dall'avversario. Calcio di punizione per il Napoli sulla tre quarti campo. D'Alessandro a battere il piazzato, anche Mambella in area tra i più alti in chiave statura. La battuta di D'Alessandro era sotterra, era uno schema ma riuscito, non si è lasciata infilare la retroguardia biancoverde, ma il Napoli può insistere con Pizza sulla sinistra. Ingaggio duello in velocità con De Martino, ancora Pizza, rimessa laterale per il Napoli. No, è calcio d'angolo, chiedo scusa, abbiamo la visuale un po' ostruita dalle maglie della rete, ecco. Chiediamo scusa, ecco la battuta del corner, palla in aria, l'intervento di testa di un calciatore del Napoli al quindicesimo, la rete di Senese che è sbucato dalle retrovie. Senese ha portato in vantaggio di testa il Napoli. Minuto numero 15. La formazione ospite sblocca lo 0-0 con il suo numero 6. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È sbucato Senese all'altro versante, di testa incrociato, indirizzando la sfera nell'angolino basso alla destra di Avella. Dunque Avellino 0, Napoli 1. La rete di Senese al quindicesimo del primo tempo. Altro fallo commesso dai calciatori biancoverdi con Dapice. Match ora in discesa per la formazione partenopea. Senese. Gaetano. L'anticipo di De Martino. Il rimpallo che favorisce Matuda. Si invola Matuda. Al suo fianco De Martino, la sovrapposizione del numero 2. La palla però è uscita. Rimessa laterale per il Napoli, che sta conducendo per una rete a zero. L'inzuccata vincente di Senese un paio di minuti fa. È pronto Pizza, di testa alla meglio De Martino sull'avversario. Il Napoli però non demorde, è difficile per la formazione di Scafa trovare spazi. Micillo a cercare lo scatto di Messina, l'uscita di Avella sicura.
ad anticipare tutti. L'appoggio per Sparano. Amatruda, De Martino, l'opposizione di Palmieri, rimessa per gli Irpini, la battuta di De Martino, Pizza, Gaetano, appoggio per Rea, Messina, movimento di Messina a rientrare, prova a cambiare gioco, c'è l'intervento di De Martino, sbaglia la ripartenza la squadra di casa, capitan Raiola, Amatruda, deve vedersela con Pizza che non molla, ultimo tocco del numero 3 azzurro, rimessa laterale per la squadra di casa che è sotto di un gol ed ora va a caccia del pareggio, vedremo quale sarà l'entità della reazione avellinese. Palla sul fondo, ha difeso bene con esperienza senese il pallone. Eccolo Senese, l'autore del gol che sta decidendo questo derby. Però c'è ancora tanto da giocare. Ottimo lo spunto di Palmieri, la conclusione che vede l'opposizione con il corpo di Sparano. Napoli è ancora pericoloso, attenzione, altro calcio d'angolo. Chiamata ad essere più attenta la squadra di casa ora. Calcio d'angolo fatale per i Lupacchiotti al 15° del primo tempo. Ecco la battuta del corner, stavolta basso, il pallone passa e alla fine c'è il raddoppio del Napoli, ancora con un calciatore che sbuca dalle retrovie. Dovrebbe essere Rea l'autore del raddoppio partenopeo. In spaccata Rea al 19° raddoppia per il Napoli. L'aveva pure toccata Vella, però non è riuscito a trattenere il pallone e la sfera si è insaccata. 2-0 per il Napoli, 1-2 degli azzurri qui a Prato alla Serra. Avellino tramortito, Raiola, Sparano, il pressing del Napoli, Girasole preferisce la soluzione a Vella. Gaetano, aggira benissimo Barzaghi. Rimessa laterale per l'Avellino. Ecco Krivka, Raiola. Ecco Barzaghi, lo scatto di Andreozzi in verticale, ma Senese impera in quella zona di campo e rilancia. Serrano, il tocco ultimo è di dell'attaccante partenopeo, rimessa per l'Avellino. Ecco Barzaghi, viene fermato in maniera regolare nel cerchio di centrocampo, l'appoggio di Gaetano per un compagno, Micillo, Messina, ancora Micillo, riesce a servire in qualche modo Serrano, palla ancora per Micillo, la conclusione dalla distanza, la sfera per un attimo è stata ribattuta, poi ha liberato l'aria Sparano, di testa Mambella, ancora Micillo, D'Alessandro, ora in scioltezza la squadra ospite, avanti di due reti, Pizza, messo giù irregolarmente Palmieri, il fallo commesso da De Martino, calcio di punizione per il team azzurro. Intanto si spiegano il capitano avellinese Raiola e il direttore di gara di Cairano. C'è calcio di punizione per il Napoli, 22° del primo tempo. Senese, Mambella, Rea, D'Alessandro, lancio di D'Alessandro, il taglio di tentato da Palmieri, l'uscita di Avella che ha letto benissimo la traiettoria del pallone.
ma la scaraventa in avanti, braccato in maniera irregolare Andreozzi, netto il fallo, riparte l'Avellino, prova a sorprendere il Napoli, la formazione di casa, intervento di Tekel ad arrestare l'avanzata avversaria, ed ecco Gaetano, si distende il Napoli, appoggio sulla sinistra per Palmieri che entra in aria, va giù Palmieri, calcio di rigore per il Napoli, atterramento di De Martino ai danni di Palmieri, decisione ineccepibile, a nostro avviso corretta, non ci sono nemmeno le proteste dei calciatori di casa. 23esimo, calcio di rigore per il Napoli, Gaetano può siglare il tris, ecco il fischio del direttore di gara, parte il numero 10 del Napoli, rete, esecuzione magistrale, 23esimo, però il direttore di gara fa ripetere, evidentemente c'era la presenza indebita di calciatori in aria. Avella un'altra chance contro Gaetano, riparte il numero 10 e fa gol. 3-0 per il Napoli al 23esimo. Anche Gaetano iscrive il suo nome nell'elenco dei marcatori, spiazzato Avella. Raiola, Sparano, Raiola, De Martino, c'è fallo sul numero 2 avellinese, calcio di punizione per la squadra di casa. La battuta di De Martino, rimessa per i Lupacchiotti. Amatuda lascia l'incombenza della battuta a De Martino, autore del fallo su Palmieri, che ha indotto il signor Di Carano ad assegnare il calcio di rigore al Napoli, trasformato da Gaetano. Formazione ospite che ha messo in cassaforte il match. Senese. Scatto di Palmieri, palla troppo lunga per il numero 11 napoletano, messa laterale per l'Avellino. Raiola, De Martino si lotta nei pressi della bandierina del corner, la rimessa è assegnata agli azzurri, è pronto Pizza ad incaricarsene. Palla in aria, pallone filtra, Avella la fa sua con estrema tranquillità, poi indeciso l'estremo difensore avellinese sul da farsi, alla fine decide per il rilancio lungo, Barzaghi, Amatruda, De Martino, Raiola, quasi perde palla, rimedia o perlomeno ci ha provato Amatruda, Palmieri ha beffato tutti, poi cambia gioco a beneficio di Messina, il sombrero di Krivka, l'eleganza del numero 3 biancoverde che prova a lanciare Caruso in profondità, alla fine Mambella libera per il Napoli, ancora azzurri che provano lo scambio, si riparte da Alessandro, Micillo, Messina, la sovrapposizione di Rea, si accentra Messina, conclusione sbilenca del numero 7 di Massimo Carnevale, si è voltato verso la panchina a chiedere scusa il giovane calciatore partenopeo, lo scatto di Andreozzi, gli passa davanti Mambella, rimessa laterale sulla tre quarti per l'Avellino, ecco Andreozzi, Re allontana il pallone, Barzaghi controllo di petto, alla fine Serrano
avanza per il Napoli, sempre Serrano, di testa la spizzata di Di Martino, c'è Gaetano però alle sue spalle, il gioco di gambe di Gaetano, non riesce nel dribbling numero 10 bianco-verde, rilancio di De Martino, anticipato Andreozzi, ma c'è Barzaghi, il break bianco-verde, è Krivka che accelera sulla corsia di sinistra, l'appoggio per il numero 11 Caruso, c'è tiro d'angolo per l'Avellino, 28esimo, 120 secondi allo scoccare della mezz'ora, Avellino 0, Napoli 3. Sarà Barzaghi ad andare a battere dalla bandierina. La battuta del corner basso libera l'area Micillo, i mugugni del pubblico biancoverde per la soluzione adottata dal numero 10 Barzaghi. Si è allungato il pallone Gaetano, ma è sempre il Napoli a tenere il possesso ora con Messina. Micillo, da quest'altra parte Pizza, D'Alessandro, Pizza, dialogano bene i due, poi l'impalo favorisce Pizza e prova il traversone, ultimo tocco è di Amatrudo, calcio d'angolo per il Napoli. E Gaetano sul punto di battuta, ecco la battuta del corner, riparte l'Avellino con il numero 7 Amatruda, il tocco ultimo di D'Alessandro, intanto è rimasto al tappeto un calciatore dell'Avellino, dovrebbe essere Sparano che ha ricevuto un colpo nelle parti basse, anzi trattasi di De Martino, una pallonata, nelle parti basse appunto dicevo, l'episodio nel corso dell'azione sviluppatasi a seguito di corner. Esce De Martino dal rettangolo di gioco, l'impressione ovviamente che sia in grado di continuare, infatti viene richiamata l'attenzione dell'arbitro per consentire ad Avellino di mettersi in parità numerica, ma c'è Palmieri, l'uscita di Avella in agguato Serrano anticipato dal portiere biancoverde, attende ancora di rientrare De Martino. 30esimo del primo tempo, Napoli avanti di 3 reti qui a Prato la Serra, 3-0 sull'Avellino, parziale maturato in virtù delle reti messe a segno da Senesi al 15esimo, da Re al 19esimo e da Gaetano al 23esimo. Eccolo Gaetano, avanza il numero 10 azzurro, lo scambio con Palmieri, appoggio per Pizza sulla sinistra, allontana l'Avellino, da Senese ad Andrea, da Alessandro, Micillo, lo scatto di Rea, palla in area, lascia scorrere per un attimo Sparano, poi Amatruda, non riesce ad addomesticare il pallone, rimessa laterale per il Napoli, Pizza, Amatruda, lo scatto di Andreozzi, intervento in tackle di Senese, pulito, regolare, rimessa laterale comunque per l'Avellino. De Martino è rientrato in campo. Ancora De Martino.
oggettive difficoltà per la squadra di casa a creare pericolosità. La palla che si impenna, va giù Rea nel contrasto. Intanto viene allontanato un componente della panchina irpina. Calcio di punizione per il Napoli. Bisogna attendere che la persona allontanata abbandoni l'area verde. Calcio di punizione per il Napoli. La formazione ospite ha battuto il piazzato senza l'autorizzazione dell'arbitro, che fa ripetere. Ecco, ora si può riprendere. Ecco Senese, l'appoggio solito per Mambella. Senese, Pizza, Senese, Mambella, 34esimo. Pizza non riesce nell'appoggio a Palmieri, rimessa per l'Avellino, che ora se non altro deve contenere i danni per evitare un cappotto quest'oggi. Gaetano, D'Alessandro, l'anticipo di Krivka su Messina, lottano Cricca e Messina, insiste il numero 3 e la sua caparbietà fa sì che porti a casa un calcio d'angolo. Dalla bandierina Barzaghi, appoggio per Krivka, il cross di Krivka, di testa Gaetano in proiezione difensiva, libera la propria area. Ora il break del Napoli, siamo in 3 contro 2, Palmieri si invola e a tu per tu con Avella, Palmieri, Avella, ci mette una pezza e salva l'Avellino dalla quarta capitolazione. C'è corner per il Napoli, Palmieri a tu per tu con Avella, ha fallito il gol del 4-0, è rimasto all'impiedi Palmieri, abile nel neutralizzare il pallone, ancora Avella. Alla presa del pallone. Estremo difensore al rilancio. Lascia scorrere Pizza. Va direttamente in fallo laterale. 36esimo, 4 minuti all'intervallo. Girasole, Krivka, il più vivace tra i suoi, ancora Krivka, il palleggio, la posizione irregolare di Caruso. I fischi e gli urlati del pubblico avellinese, l'impressione a velocità normale è che la segnalazione sia corretta. Caruso è parso al di là di tutti. Calcio di punizione per il Napoli. Senese, Mambella, ancora Mambella, Senese. Mambella, Messina, avanza ancora Messina, Serrano, Gaetano arriva per primo sul pallone, il cross di Gaetano sotto misura al minuto numero 37, sbaglia da posizione favorevolissima Micillo,
c'era stata la conclusione verso lo specchio della porta di Gaetano, la respinta di Avella, sulla sfera si è avventato Micillo che ha sparacchiato alto. Altra occasione per il Napoli che per la seconda volta nel giro di pochi minuti sfiora il gol del 4-0. Calcio di punizione per l'Avellino. Raiola, De Martino, Senese, Gaetano, il dribbling ottimo, si distende ancora il Napoli con Micillo, appoggio per Messina che è in posizione regolare, gli si fa incontro Krivka, ancora Messina, all'indietro per Rea, il cross a mezza altezza di Rea, Serrano va alla conclusione e sigla il gol del 4-0. S'arrende Avella, 38esimo del primo tempo. Serrano fa poker. La caparbietà dell'attaccante napoletano che non ha mollato nei contrasti. Il Napoli maramaldeggia qui a Prato La Serra. La resistenza biancoverde è durata un quarto d'ora. Poi il team di Carnevale ha dilagato e si appresta ad andare all'intervallo con il cospicuo vantaggio di 4 reti. La battuta di Raiola. La conclusione dalla distanza di sinistro di Amatruda che si perde nel settore che si eleva alle spalle della porta difesa in questo primo tempo da D'Andrea. Senese, Mandella, Senese, Pizza con qualche rischio, Gaetano vince il contrasto poi lo perde, De Martino per l'Avellino, appoggio sulla destra per Amatruda, Andreozzi, Amatruda, lotta Amatruda, prova a rientrare, la conclusione, colpisce un compagno. Duplice fischio del signor Di Cairano, di Ariano Irpino. Termina il primo tempo, Avellino 0, Napoli 4. Le reti al 15esimo Senese, a sbloccare lo 0-0. Il raddoppio al 19esimo di Rea, triplica Gaetano al 23esimo su calcio di rigore. Il poker di Serrano al 38esimo. Il commento di Cristoforo Barbato su questo primo tempo. Ma un primo tempo nettamente appannaggio del Napoli che ha dimostrato di avere più qualità tecnica e anche più fisicità, ha fatto la partita, l'Avellino ha provato a difendersi con ordine facendo densità nella propria metà campo, però purtroppo due disattenzioni su due calci d'angolo hanno fatto sì che il Napoli segnasse le prime due reti, dopodiché non c'è stata storia, il Napoli ha preso campo e il tasso tecnico degli azzurri ha prevalso su quella che è l'organizzazione di gioco dell'Avellino. A risentirci per il commento dei secondi 40 minuti. Amici sportivi alla visione, ancora da Prato La Serra per raccontarvi il secondo tempo della partita di calcio tra Avellino e Napoli, valevole per l'ottava giornata del campionato nazionale Under 17. Il primo tempo si è chiuso con il Napoli in vantaggio per 4-0 ed è proprio la formazione partenopea a far riprendere le ostilità con la battuta del calcio d'inizio. Nel corso di questo secondo tempo l'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, rimessa laterale per la squadra di casa. Ci sono state diverse sostituzioni nel corso dell'intervallo, i tecnici hanno adottato una mini rivoluzione con i rispettivi organici, ad esempio per l'Avellino è entrato il numero 19 Calabrese che va alla battuta della rimessa laterale. Anche il Napoli
nel corso dell'intervallo ha adottato più di qualche sostituzione. Ad esempio in campo c'è il numero 20 Pirone. Rilancio di Krivka, ancora Krivka, va giù nei pressi della linea del faro laterale, ruba palla Micillo, lancio di Micillo, conclusione errata, le scuse del numero 8 del Napoli all'indirizzo dei compagni, la presa facile di Avella. Il secondo tempo è ripreso da 1 minuto e 20 secondi, anche Silvestri in campo per la formazione di casa, così come Iovino, casacca numero 18. Lotta il numero 16 Silvestri con Pizza, che non molla di un centimetro nemmeno sul 4-0, calcio di punizione per la formazione partenopea. D'Alessandro saldamente in vantaggio per 4-0. Perde palla D'Alessandro, la recupera, fa giocare il direttore di gara. Occhio all'inserimento di destro di Iovino, che sotto misura ha provato ad indirizzare, a piazzare il pallone con l'esterno destro nell'angolino alla sinistra di D'Andrea, però non ha trovato lo specchio della porta. Sarebbe stato il gol dell'1-4, avrebbe consentito all'Avellino secondo atto di accorciare le distanze e di rendere meno pesante il punteggio. Ora il Napoli con Pirone, manovra la squadra ospite, Rea, Coglitore, D'Alessandro, un'altra new entry Coglitore, così come Crispo, gran parte dei protagonisti della prima frazione di gioco sono usciti di scena. Krivka, il migliore a nostro avviso tra le fila dell'Avellino, l'unico che ha provato di impensierire il Napoli. Messa laterale per l'Avellino alla battuta calabrese. Crispo all'indietro per D'Andrea, palla direttamente in faro laterale. Con le mani ancora calabrese, Krivka, il duello con Rea, l'opposizione di Rea e Avellino che guadagna una rimessa laterale. Lotta Iovino vicino al gol dell'1-4, ancora Avellino, Micillo, Rea, il pressing su di lui di Romagnello, altro ne è entrato, formazione bianco-verde praticamente rivoluzionata. Anche se solo un miracolo sportivo potrebbe rimettere in corsa gli uomini di Vincenzo Scafa, il tecnico biancoverde. Il Napoli ha il saldo controllo del match. Ecco Serrano, il controllo errato dell'attaccante partenopeo che al minuto numero 38 della prima frazione di gioco ha siglato il gol del 4-0. Ancora Avellino, sbaglia il passaggio per vie orizzontali la formazione irpina, dalla distanza ci prova Micillo, palla che termina al lato, è il quinto della ripresa. Girasole, Avella, lo scambio tra due superstiti, se così possiamo dire, nella formazione biancoverde rispetto allo schieramento iniziale. Micillo, Crispo, D'Andrea, Mambella,
non c'è Senese per il Napoli, l'autore del primo gol azzurro. Girasole, ha un po' di spazio, lo scatto di Krivka, ma è più veloce di lui Rea, che lascia scorrere il pallone sul fondo del campo. Rimessa per il Napoli. Vuol far salire i suoi il portiere D'Andrea. Alla fine appoggia per Pizza. Palmieri erra il passaggio in verticale, non è giunto sul pallone Cogliitore. Può ripartire l'Avellino con Barzaghi. Micillo, l'intervento difensivo del numero 13 K ad anticipare Palmieri, che aveva tentato l'inserimento. Ancora Serrano, affrontato da Sparano, va giù l'attaccante del Napoli. Calcio di punizione per la formazione ospite. Il fallo è di Sparano, maglia numero 6, che è diventato capitano dopo l'uscita di Raiola. Opportunità per la squadra allenata da Massimo Carnevale. Settimo della ripresa, 4-0 Napoli. Ecco la battuta del calcio di punizione, la palla in aria, c'è fallo in zona d'attacco. Gaetano sarà avventato sul pallone. Numero 10 comunque non era riuscito ad indirizzare il pallone in porta, però c'è stata l'interruzione del direttore di gara che ha vanificato il tutto. Ricordiamo la composizione della terna arbitrale. Dirige il match il signor Michele Di Cairano, appartenente alla sezione di Ariano Irpino, coadiuvato dai signori Vincenzo Pirone di Torre Annunziata e Michele Somma di Castellammare di Stabia. Micillo all'indietro per D'Andrea, che non vuole correre rischi, e di sinistro spazza in fallo laterale senza troppi complimenti. Portiere del Napoli praticamente inoperoso sino a questo momento, ha corso un pericolo con Iovino, il calciatore biancoverde a tu per tu con il portiere napoletano, non è riuscito a siglare la rete che avrebbe portato l'Avellino sull'1-4. Ora tiro dalla bandierina per la squadra di casa, che prova ad accorciare le distanze. Ecco la battuta del calcio piazzato, deve rincorrere il pallone il numero 19 calabrese, viene rincorso da Energe, si distende il Napoli con Palmieri, che può scattare, avanza Palmieri, porta palla, sono in tre quelli del Napoli ad affiancarlo. Cogliitore, l'appoggio sulla destra per Rea, la conclusione di Rea, palla che s'alza gradualmente oltre la trasversale. Nono della ripresa, la conclusione della distanza del numero 2 Rea. Rea che dal canto suo ha siglato il gol del 2-0. Avellino in occasione delle prime due reti ha pagato le disattenzioni difensive sugli sviluppi di calcio d'angolo. Crispo, Rea, Sparano, anticipo da parte dei calciatori del Napoli, ammonizione per il numero 10 avellinese Barzaghi, è il primo giallo del match. Gara sostanzialmente corretta quest'oggi a Prato la Serra. Calcio di punizione per la formazione
partenopea che sta stravincendo il derby per 4-0. È pronto D'Alessandro. Tre gli uomini in barriera sistemati da Avella. La battuta di D'Alessandro ha provato ad agganciare il numero 20 Pirone, poi è terminato in offside Crispo. Stavolta ha funzionato alla perfezione la trappola dell'offside. Si ripartirà da un calcio di punizione battuto da Avella per il fuorigioco segnalato al numero 15 Crispo, appostato sì sul secondo palo ma al di là di tutti. Krivka, la sovrapposizione di Calabrese, viene ignorato il numero 19, ecco Barzaghi, poc'anzi ammonito, ancora Barzaghi, appoggio per Calabrese, ci prova di sinistro Calabrese, il muro di Rea, si difende il Napoli, non vuole concedere opportunità agli avversari. Atterrato un calciatore azzurro, calcio di punizione per la formazione ospite. Giù il numero 2 Rea. Mambella. Pizza. Ancora Pizza. Lo scambio con D'Alessandro. Il lungo lancio di D'Alessandro di testa girasole. Si insiste, ecco Coglitore, perde palla, era stato chiuso in sandwich, ma recupera la sfera Palmieri per il Napoli. Altro cambio tra le fila irpine. Fuori Barzaghi, casacca numero 10, dentro il numero 14 Celentano. Barzaghi ammonito. Anche il Napoli opera un altro cambio, fuori Pizza, maglia numero 3, dentro anche in questo caso il numero 14, trattasi di Calvano. Si accomoda fuori dal rettangolo di gioco anche Micillo. Rimessa laterale per il Napoli, al posto di Micillo il numero 19 Illuminato. Siamo nei pressi dell'auto di sinistra, la palla è uscita, rimessa laterale stavolta per l'Avellino. Tredicesimo. Siamo a poco più di un quarto di frazione. Doppio fischio del direttore di gara, punizione da ribattere, calcio di punizione per l'Avellino. Il guizzo di Romagnello. Crispo all'indietro per D'Andrea. Pressing di Romagnello, D'Andrea riesce a rinviare comunque. Palmieri torna in possesso palla, l'appoggio per il numero 14 Calvano. Serrano non lo molla Sparano. Serrano difende palla con i denti ed alla fine porta a casa, se non andiamo errati, una rimessa laterale. Serrano prova a girarsi, Serrano, alla fine non può evitare che la sfera fuoriesca, rimessa dal fondo ad appannaggio dell'Avellino. Avella, Sparano, lungo lancio, l'anticipo di Mambella, D'Alessandro per un attimo, ora D'Apice. Palla in out. La partita ha
perso il mordente, come c'era del resto da aspettarsi nel primo tempo. Il poker del Napoli sta segnando l'andamento del match, non poteva essere altrimenti. Iovino, Serrano, portapalla Serrano, lo beffa il numero 14 Celentano. Ha provato l'apertura lunga Celentano per un compagno, ha capito tutto Manveglia. Attenta la difesa del Napoli ancora, Serrano illuminato. Lo scatto di Palmieri. Ancora Palmieri che ritorna in possesso palla. Sfera per D'Alessandro. Siamo nei pressi del vertice dell'area. Palla all'indietro per Manbella. Illuminato. Si perde nel dribbling. È sempre il Napoli a venire fuori. Il rasoterra di Coglitore innocuo. Palla abbondantemente al lato. Sedicesimo. Al nostro cronometro. Sempre 4-0 per il Napoli, il punteggio con cui le squadre si sono recate negli spogliatoi per l'intervallo. Trattenuto irregolarmente il numero 16 Silvestri, calcio di punizione per l'Avellino. Si allontana l'arbitro dal punto di battuta. Ecco il fischio del direttore di gara. La battuta lunga, lo spiovente in aria, l'uscita di D'Andrea. Ma c'è fuorigioco. Calcio di punizione per il Napoli. Azione da considerarsi nulla questa. È pronto al rilancio D'Andrea. Appoggio corto sulla destra per Rea. Crispo, Manbella, ancora Crispo, alle sue spalle c'era Iovino, D'Andrea per il Napoli, Manbella, il pressing portato dal numero 17 Romaniello che ruba palla al centrale difensivo partenopeo, ancora Manbella, porta troppo il pallone e finisce col consegnalo agli avversari. Ora Pirone, va giù il numero 20 del Napoli, una serie di contrasti, il palleggio di Illuminato, va giù il numero 19, c'è un giallo per un calciatore del Napoli per un precedente intervento ai danni del numero 5 avellinese Girasole, ammonito Pirone per il Napoli maglia numero 20. L'ha fatta franca il classe 2000 di Mister Carnevale. Altro cambio per l'Avellino. Esce Palmieri tra le fila del Napoli, però per l'Avellino intanto è entrato Alvino maglia numero 20. C'è una girandola di sostituzioni. Energe per i partenopei ad entrare in campo. Lo scatto di D'Apice affrontato da Manbella. Lottano i due. D'Apice vuole aiuto. Lo trova in Federico. Non riesce a coordinarsi. Iovino. Si lotta. Manbella in qualche modo, Silvestri, Federico, Manbella, D'Alessandro, Manbella, il lancio del numero 5 del Napoli, Serrano, avanza la formazione partenopea, D'Alessandro, Illuminato, ancora Illuminato,
sfera allontanata. Ecco Iovino, deve vedersela con il numero 15 Crispo. Il lancio di Rea, Krivka, l'allungo di Alvino, Rea. La rimessa laterale è per il Napoli. Ventunesimo, sempre 4-0 per il team azzurro. Anzi, calcio di punizione per la squadra ospite. No, è fallo laterale. Mambella. Appoggio per il numero 14 Calvano. Federico. L'appoggio per Romaniello. Lo scambio volante con Federico. Ha impedito tutto Mambella. Insiste l'Avellino. A caccia del punto dell'onore. La conclusione dalla distanza di Krivka. Il suo sinistro che si perde alto. Ecco D'Andrea, D'Alessandro, illuminato, lo scatto di Energe, arriva su quel pallone Energe, sfera mantenuta, ecco il numero 16 che penetra in aria, intervento di Sparano, di testa allontana Celentano. Rimessa avellinese. Krivka. Ancora Krivka. Energe su tutti. Illuminato. Serrano, lo scambio con Cogitore. Ancora il Napoli. Aveva provato l'inserimento il numero 20 Pirone, è stato fermato però. Leggiamo il programma dell'ottava giornata del campionato nazionale Under 17. Avellino Napoli, Frosinone Ternana, Perugia Ascoli, Pescara Benevento, Roma Bari e Salernitana Latina. La classifica vede il Palermo in testa con 17 punti, la Roma a 16, il Crotone a 15, l'Ascoli a 14, il Napoli a 11, dunque quinto posto per la formazione di Carnevale. Poi Bari, Perugia e Pescara a 10 punti, Ternana, Latina e Frosinone 8, Salernitana 7, Benevento 3. Calcio di rigore per l'Avellino per fallo del portiere D'Andrea su di un avversario. Stavamo leggendo la classifica del campionato Under 17, chiude la classifica l'Avellino con un punto, fallo di D'Andrea su Iovino e calcio di rigore per la squadra di casa, opportunità dunque per l'Avellino di accorciare le distanze. Parte Romaniero dai 11 metri, gol! Conclusione impeccabile, l'Avellino accorcia le distanze al 24esimo del secondo tempo. Romaniello fa 1-4. Ingenuità commessa da D'Andrea. Atterramento in aria di Iovino, la freddezza di Romaniello su calcio di rigore e l'Avellino segna il gol della bandiera. Ora la squadra ospite ha 3 reti di vantaggio. Riparte il Napoli. Rea in scivolata per D'Andrea. Appoggio per Mambella. D'Alessandro. Sempre il Napoli, Cogitore, appoggio sulla destra per Rea,
Avellino reduce dal pareggio di Latina, 1-1 in casa dei laziali. Pareggio casalingo per il Napoli con un'altra laziale del girone. La rete intanto di Serrano, che sigla il gol del 5-1, 26esimo, Serrano, buca Avella e mette a segno la personale doppietta. 5-1 ora per il Napoli. Abbandona la contesa anche Mambella per la formazione partenopea. Praticamente tutti gli effettivi del Napoli sono entrati in campo, tranne il portiere di riserva, anche Manzi per la squadra ospite. Ecco Energe. Dicevamo del Napoli che è reduce dal 2-2 interno contro un'altra laziale del girone, il Frosinone. Nel prossimo turno altro derby per l'Avellino in casa della Salernitana. Il Napoli si recherà in Umbria a far visita alla Ternana. Intanto la conclusione di Pirone dal vertice basso sinistro dell'area di rigore, palla al lato non di molto. Napoli vicino alla sesta rete. Crispo all'indietro per D'Andrea, il pressing tentato dal numero 18 Iovino. Federico Calvano, Serrano, Manzi all'indietro per D'Andrea, palla tra le braccia del dirimpettaio. Crispo illuminato da Alessandro, la palla è uscita, rimessa laterale per l'Avellino. 28esimo, 12 minuti più recupero al termine di questo derby che vede il Napoli in vantaggio per 5-1 in casa dell'Avellino. Ancora Napoli, Serrano, D'Alessandro illuminato, lascia scorrere il numero 16 Energe. Rea però non arriva sul pallone, rimessa laterale per l'Avellino. Iovino, trattenuto irregolarmente Iovino, chiedono il cartellino giallo i tifosi dell'Avellino all'indirizzo del calciatore del Napoli. Il direttore di gara non ritiene di adottare il provvedimento disciplinare ai danni del calciatore partenopeo. Gli unici ammoniti di questa partita sono Barzaghi per l'Avellino, che intanto è uscito, e Pirone per il Napoli, casacca numero 20. Gara sostanzialmente corretta quest'oggi. Ecco D'Alessandro, ancora D'Alessandro, l'appoggio per Illuminato, esce dal cerchio di centrocampo, avanza Illuminato, la verticalizzazione per Energe, palla troppo lunga per il numero 16 azzurro. Avella ha anticipato tutti. Ora Krivka, Alvino, sbaglia il retropassaggio, Alvino rimette in moto il Napoli. Manzi, palla ancora per Illuminato. Rea, si ricomincia da Crispo, D'Alessandro,
ancora Napoli. Calvano viene fermato. D'Apice. Messa con le mani ancora ad appannaggio della formazione di casa. Celentano. Lancio di Sparano. Romaniello, autore dell'unico gol dell'Avellino sino ad ora. Bravo a trasformare il numero 17, il calcio di rigore concesso per atterramento del portiere D'Andrea su Iovino. La forbice di tre reti è durata lo spazio di qualche minuto, perché dopo 120 secondi Serrano ha ripartato a 4 le reti di vantaggio del Napoli. Per il 5-1 sinora, per il 5-1 complessivo che sta maturando sinora qui a Prato La Serra, ci sono poco più di 10 minuti da giocare. Energe, bravo a liberarsi dell'avversario. Avanza il Napoli, ora c'è Coglitore, si prova dalla distanza, Coglitore si tuffa a Vella, palla fuori dallo specchio della porta. Massimo, difensore avellinese, è pronto a rilancio. Invio di Avella, intervento di testa di Illuminato. Rimessa per l'Avellino. Con le mani Krivka. Celentano. Lo scatto di Silvestri, ma è in fuorigioco. Silvestri. Calcio di punizione per il Napoli. Van la rincorsa della sfera da parte del numero 16 Irpino. Pronto la battuta del calcio di punizione d'Andrea. L'invio dell'estremo difensore del Napoli. Energe. Ci prova Energe. C'è Calabrese a respingere il pallone con il corpo. Calvano. Anticipato da Alessandro. Il contropiede dell'Avellino, intanto si ricompone il Napoli lì dietro, Krivka, ancora Krivka, sulla sinistra l'appoggio per Alvino, palla in aria, D'Andrea abile ad incorrere il pallone, ha subito anche fallo il portiere del Napoli che batte il calcio di punizione, intanto resta infortunato un calciatore biancoverde. Direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni del calciatore irpino. Trattasi di Silvestri che ha ricevuto un colpo in occasione dell'azione d'attacco della sua squadra. Calcio di punizione per il Napoli. Rimessa per la squadra azzurra, che si appresta dunque a festeggiare il quarto successo in campionato su 8 partite disputate. L'Avellino non ne ha vinta nessuna, ne ha pareggiata una, ne ha perse 6. Il Napoli prima di questo match aveva al suo attivo 3 vittorie, 2 pareggi e aveva rimediato 2 sconfitte. Ancora Krivka, la parata di piede di D'Andrea sulla conclusione del numero 18 Iovino. Si è salvato il Napoli stavolta con D'Andrea. Bello il passaggio filtrante di Krivka sulla conclusione di Iovino.
D'Andrea con i piedi ha respinto il pallone negando la seconda rete agli avversari. Ora illuminato per il Napoli è in fuorigioco il compagno servito da Illuminato, trattasi di Pirone. Calcio di punizione per l'Avellino, 36esimo del secondo tempo, 5-1 per il Napoli, in fuorigioco anche Silvestri, inutile il pallonetto del numero 16 Irpino, calcio di punizione per il Napoli. Calabrese, il lancio in avanti di Calabrese, perde ancora palla l'Avellino, Rea, mi invia bene Rea, lancio a metà strada tra Avella e Pirone, alla meglio il portiere avellinese che riesce ad anticipare l'avversario, l'uscita di piede di D'Andrea. Alla spedita sulla strada sottostante l'impianto sportivo pratolese di testa Sparano, ancora Avellino, lotta Romaniello ma viene fermato ad Alessandro Pirone, D'Alessandro fallo rude su Celentano, calcio di punizione per l'Avellino, fallo commesso da Illuminato, calcio di punizione per la formazione di casa. Tanto si è abbassata sensibilmente la temperatura qui a Prato la Serra. Celentano vada ancora per il numero 14 di mister Scafa, ecco Iovino affrontato da Crispo, c'è angolo per l'Avellino, si appresta a battere il tiro dalla bandierina il numero 14 Celentano, 38esimo, 2 minuti e poco più al triplice fischio, la battuta del tiro dalla bandierina, palla respinta, sanzionato un fallo in zona d'attacco, calcio di punizione per il Napoli, nulla di fatto dunque in questa circostanza. D'Andrea, appoggio corto per Crispo, Illuminato, lancio di Manzi, di testa l'intervento di Sparano, messa laterale per gli azzurri, siamo agli sgoccioli di questa partita. Napoli sta per portare a casa 3 punti che gli consentono di salire in classifica a quota 14. Avellino che resta desolatamente all'ultimo posto con 1 punto solo all'attivo. Prima di questa partita l'Avellino aveva siglato 3 reti e ne aveva subite 15 con una differenza reti di meno 12. Il Napoli invece aveva all'attivo 11 gol e al passivo 9 con una differenza di più 2. Intanto ammonito un calciatore biancoverde, è il capitano Sparano ad aggiungersi al compagno Barzaghi, all'avversario Pirone. Calcio di punizione per il Napoli, si attende il triplice fischio, 2 minuti di recupero accordati dal signor Di Cairano, appartenente alla sezione di Agano Irpino, designato a dirigere il match tra Avellino e Napoli, derby campano valevole per l'ottava giornata d'andata del campionato nazionale Under 17, categoria allievi altrimenti detta. Manzi all'indietro per D'Andrea,
Ancora palla per Manzi, un po' faraginoso nel disimpegno il numero 13 napoletano, disorientato anche Calvano, rimessa laterale regalata da Avellino. Il pubblico sta pian piano sfollando, match che non ha più nulla da dire, la gara già segnata al termine dei primi 40 minuti. Calcio d'angolo per l'Avellino, sempre Celentano la battuta, stavolta sul versante opposto. Parte il numero 14, la respinta di pugni di D'Andrea, provato la girata di destro d'Apice, palla respinta, rincorre il pallone Serrano, difende palla Serrano, conclusione smorzata, Avella fa suo il pallone. ...5-1 per il Napoli... lo scatto di Alvino... entra in aria Alvino... l'uscita di D'Andrea Bassa... ed il gesto del portiere napoletano... precede... il triplice fischio... del direttore di gara... che manda tutti negli spogliatoi... dunque il Napoli espugna... il campo posto di Prato la Serra... per 5-1... Avellino dunque battuto in casa... nel derby campano... Le impressioni finali di Cristoforo Ballone. Ma un secondo tempo in cui il Napoli ha sostituito subito i suoi uomini migliori, non sono proprio rientrati in campo, quindi ha dato spazio alle seconde linee, una partita che ha controllato con tranquillità, poi c'è stato un errore del portiere che ha regalato praticamente il rigore a Biancoverdi, ma subito dopo Senese con la realizzazione della sua doppietta personale ha subito ristabilito la differenza di reti, quindi una partita senza storia. Napoli troppo superiore rispetto a questo Avellino, un Avellino che è ripartito quest'anno con il settore giovanile, ci vorrà tempo e bisogna avere fiducia e, appunto, come dicevo, dare tempo a questi ragazzi per poter crescere. Avellino atteso dal derby di Salerno la settimana prossima. Io ringrazio Cristoforo Barbato per gli interventi alla fine dei tempi. Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alle telecamere. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.